Salve raga, allora oggi parliamo un attimo di terrapiattismo, terrapiattisti. Cioè, ultimamente vedo qualche video, ho anche avuto a che fare per un attimo con un terrapiattista lì alla Zanzara e molte volte si sentono questi soggetti parlare di questa terapia. Ce ne sta uno su TikTok in particolare, cioè veramente questo è impressionante. Ogni giorno fa più o meno un video e vi dimostro che la Terra è piatta, ve lo dimostro con delle scemenze in mani. Ma qual è la loro scienza, il loro credo, il loro studio sulla Terra piatta? Qual è? Io non ho mai visto uno studio, un qualcosa che possa fare riferimento la terapiata, non ho mai vista una cosa del genere, mai ascoltata, mai. Loro dicono che la terra è piatta, è una pizza, diciamo come una pizza. Cioè, senta, la pizza c'ha poi dei bordi, e sta pizza al bordo. Magari pizza alla Nutella. Capito? C'è dei bordi, tipo quella napoletana, al bordo, e poi lì hanno fatto loro i continenti, hanno messo lì i continenti. Perché il bordo è congelato, è tutto gelato, e da lì non si può uscire perché sennò ci stanno delle guardie, delle cose, dell'esercito, per non far uscire perché sennò non ci vogliono fare scappare da. Oh, per un attimo ho avuto il dubbio che con un titolo del genere, magari il nostro amico Mad Max fosse un terrapiattista, ma no, invece critica i terrapiattisti. Ok. Cazzo andiamo, non si sa. E la terra si vede che è piatta perché quando tu stai al mare, guardi l'orizzonte che è tutto dritto, o magari perché tu vedi la montagna, beh, cioè tu guardi a chilometri qualche montagna e dici, lo vedi che la terra è piatta, lo vedi, stai su una pianura, lo vedi che è piatta, non c'è curvatura, non c'è niente. Questo è il loro modo di pensare, il loro modo, perché loro non si informano, non studiano soprattutto, non si sa da chi gliel'ha detto che la terra è piatta, chi glielo dice. A differenza del nostro amico Max, che invece apparentemente dopo aver visionato il video sulla Nutella, è uno che studia, è uno che si informa, no? Cioè, il sole è una cosa falsa, la luna è una cosa falsa, tutta roba falsa, tutta roba. Cioè, non è, nel senso, il sole è una lampadina tipo una lampada. Però ragazzi, a me questo Max sta molto simpatico, devo dire, questo accento romano è simpatico, no, non c'è niente da fare. È un tipo, mi sembra, schietto, che non si dà troppe arie, mi sembra un tipo con i piedi per terra, ecco, se devo essere sincero. Che ci dà luce, la luna è un sostituto del sole per dare, insomma, una cosa del genere. E io tante volte, cioè, mi viene da ridere perché veramente pensare a una cosa del genere veramente è assurdo, è da matti pensare a una cosa del genere. Però c'è un però, loro sono pienamente convinti, ma non è che sono convinti nel senso, sono convinti perché loro quello da come vedono, perché loro da quello che vedono. Per loro è quella la verità. Io vedo la terra così, vedo. Mi sa che a questi terrapiattisti serva mangiare un po' più di Nutella, no? Non hanno seguito la dieta del nostro amico Max di almeno minimo 2 cucchiai di Nutella al giorno. Chissà. Lineare, non vedo una curvatura, non vedo niente, perciò la terra è piatta. Cioè, siccome loro non sanno che la Terra è molto grande, nel senso come pianeta non è grande, è piccolo nel confronto a tanti pianeti e stelle, diciamo che è minuscolo, però per noi esseri che viviamo su questo pianeta, cioè la curvatura della Terra non si riesce a notare, perché la Terra è molto grande, perché se. Ragazzi, sono stupito. Devo dire che il nostro YouTuber Max è informato. Un esempio, Roma-Milano, che sono 500 e passa chilometri, ok? Cioè la curvatura della Terra è minima, nel senso si vede pochissimo la curvatura, in 500 chilometri. Se voi provate
provata, non solo non si riesce a vedere e non si vedrebbe perché con la curvatura terrestre, anche se poco, Milano non si potrebbe vedere, da Roma a Milano non si può vedere, c'è sta questo spazio, questo promontorio che delinea proprio il demarcamento della posizione curva della Terra. Non si potrebbe vedere per fatto, ma poi non solo, per l'atmosfera terrestre. Oh, super quark versione uomo Nutella. Cioè, l'atmosfera a un certo punto, siccome c'è sta l'aria, cioè l'atmosfera, l'aria, cioè a un certo punto è forma come una foschia dopo diversi chilometri. Anche quando ci sono le giornate più limpide, ci sono le giornate più limpide, dopo, quando arrivi più o meno a 100 km, sì e no, non si vede più nulla, perché proprio è l'atmosfera che ti nega la visione, ti nega la visione. E la curvatura è appena, si vede appena la curvatura, anzi non si vede, non, proprio non si riesce a definire la curvatura. Per vedere la curvatura. Magari non si riesce a percepire, si riesce a definire perché è lì bella definita, però magari non si riesce a percepire, forse è un vocabolo più giusto. Bisogna arrivare in altura, bisogna andare in alto. Un ragazzetto, ho visto un ragazzo, mi pare di Catania, del sud Italia, ma non mi ricordo dove, ha fatto degli esperimenti, ha portato su un telefonino, fino all'altezza di 36 km con un pallone. E questo telefonino riprendeva la parte della Terra e si vedeva proprio la curvatura della Terra, si vedeva, perché ha voluto fare questo esperimento lui personalmente e si vede la curvatura della Terra col telefonino che è inquadrato. Poi dopo il telefonino si è spento perché le temperature sono basse, ha resistito fino a un certo punto e poi dopo il telefonino si è. Si vede che il ragazzo si è scordato di dare il barattolo di Nutella al telefonino. Chissà, forse con un po' di Nutella sarebbe resistito anche a quelle altezze il telefonino. Perché su, sai, a meno 50, meno 60 gradi, alla fine il telefonino tac, si è spento, però quando è tornato a terra, insomma, è riuscito a rivedere l'immagine registrata, quello che ha fatto, e portava, si vedeva proprio la curvatura, si vedeva. Ma se ci fate caso, se uno prende un volo intercontinentale, che gli aerei arrivano a 12, anche a 13.000 metri d'altezza, già a quell'altezza si vede proprio la curvatura, si riesce a vedere la curvatura. Vero. Però purtroppo per loro non si riesce a vedere, loro sono convinti di questa storia. Un'altra cosa, io ho sempre detto, questi terrapiattisti dovrebbero spiegare per quale motivo 6 mesi del giorno è in Antartide e 6 mesi del giorno è al Polo Nord. Cioè, ci stanno notte e giorno, si verifica il periodo dell'anno, dei periodi dell'anno che ci stanno. Però ragazzi, sta smontando molto bene la teoria dei terrapiattisti. Veramente sono positivamente scioccato dal nostro Max. 4 mesi pieni di notte e 4 mesi pieni di giorno. Poi dopo, durante questo stadio che il sole tramonta, ci sta ancora quella penombra che dura un bel po'. E quando sorge, che comincia a vedersi il sorgere del sole, che diciamo dura un bel po'. E questo loro dovrebbero spiegarlo, cosa che non hanno mai spiegato, perché nel Polo Sud è sempre giorno e al Polo Nord è notte e viceversa. Non lo sanno spiegare perché è normale, non hanno studiato, non sanno nulla. Questo perché la Terra è tonda e ha l'asse inclinato. Essendo l'asse inclinato, automaticamente quando gira attorno al Sole, perché loro pensano che è il Sole che gira attorno alla Terra, cioè è una cosa veramente fuori dal normale, automaticamente quando la Terra gira attorno al Sole, l'asse è inclinato. Quando sta da sta parte, qui sarà giorno e qua sarà notte. E automaticamente viceversa, qua sarà giorno e qua sarà notte. Insomma, cambia la cosa, no? E allora, poi i fusi orari, è il problema del fuso orario. Cioè, come fai tu? Io, ecco, per esempio, quando parto dall'Italia, no, che molte volte vado in Italia e torno, e c'è sta un'ora di fuso orario da me a qua, diciamo che io sto nel tredicesimo parallelo ovest, diciamo, perché all'onda c'è sta il parallelo del mezzogiorno, no? Però siccome parallelo del mezzogiorno io sto spostato più verso ovest, cioè diciamo 13 gradi ovest, perché le Canarie stanno 13 gradi ovest, cioè diciamo che sto. No, scusate ragazzi, non sta dicendo cose verissime per carità, ma il suo modo di spiegare è troppo buffo. Ancora un po' più là, perciò se
nello stesso punto, nello zero, della parte, che ne so, inoltrata del Marocco. Sembra che stia veramente ripetendo la lezioncina davanti alla maestra. È troppo simpatico. È proprio il parallelo di Greenwich, lì magari fa buio, qui da me è ancora giorno, perché la terra è tonda, piano piano, fino a che non arriva, cioè non arriva la notte, perché è normale, però io lo vedo quando prendo l'aereo, soprattutto quando faccio la tratta che è di giorno, vado, o chi magari ha fatto una traversata atlantica, chi va verso l'America e lo fa magari all'imbrunire di notte, vedrete che la notte dura di più. Infatti io ho preso l'aereo, partivo proprio al tramonto del sole, sono partito che stavo per tramontare il sole, insomma la notte è lunghissima perché tu vai incontro alla notte, perciò in poche ore fecimo, io mi ricordo, 19 ore di notte, cose che non esistono 19 ore, però sul fatto del movimento dell'aereo che viaggia a una certa velocità e attraversa l'atmosfera terrestre, va verso ovest dove il sole tramonta, è normale, la notte durò 19 ore. Cioè, la notte un po' dura 19 ore, nel senso, nel parallelo di Roma, un po' dura 19, perché di Eh no, solito l'inverno dura intorno la notte sulle 15. ragazzi, che bello sentire quest'uomo parlare di scienza. Veramente, ma non so, è molto rilassante questa esperienza. Sì. 15 ore, 16 ore, e durò 19, 3 ore più la notte. Proprio perché ho fatto l'aereo attraversando l'Atlantico, andava incontro proprio al tramonto del sole, insomma la Terra gira, ecco perché si capisce pure che la Terra è tonda e gira. Però purtroppo loro queste cose non le fanno, non le studiano, non le analizzano. Loro dicono che la Terra è piatta perché vedono l'orizzonte piatto, per loro è piatta. Hanno il cervello proprio piatto queste persone, caro Max. Per vedere la curvatura terrestre sulla Terra, dovresti, come si dice, si comincia a vedere la curvatura dopo 20-30 km, si comincia a percepire la curvatura di qualche metro. Ah, questa cosa non la sapevo, ma tutte informazioni direi molto utili, ragazzi. Poi spiegate bene, a modo suo, chiaramente, ma spiegate bene, cioè, alcune sono, vabbè, un po' scontate alcune informazioni, però vabbè, ci sta, no? Il nostro Piero Angela delle Canarie. Basta. Infatti, quando sei al mare se, e le giornate sono limpide sul mare e vedete una nave, una grande nave, Ok, sì, vai avanti, scusa se ti ho interrotto. voi vedrete che la nave, vedrete un pezzettino che è proprio la parte, se avete un cannocchiale bello potente, lo distinguete dal cannocchiale, perché magari occhio nudo, magari manco vedete la nave, non la vedete, però con un cannocchiale la prima cosa che vedete è la parte alta della nave, la parte alta. Poi dopo, piano piano, se la nave si avvicina, esce fuori tutta la nave. Quando arriva intorno ai 7-8 km, cominciate a vedere tutta la nave. Ma dopo 8-10 km, comincerete a vedere la nave un pezzettino a volta, si abbassa di qualche metro. Fino a che poi, diciamo, a 100 km, la nave più o meno sparisce. 50-60 metri di nave spariscono, mi pare, mo una cosa del genere, mo non mi ricordo bene. Però è quello, capito? Vabbè, dai, non c'è bisogno di ricordarsi nel dettaglio queste informazioni. Va bene così, caro Max. Boh, a me mi viene voglia di vederlo fino alla fine questo video. Sì. Cioè, loro queste cose non l'hanno mai fatto, non l'hanno mai provato, non l'hanno mai viste. Perciò è una questione di ignoranza, ignoranza allo stato brado. Addirittura dicono che le stelle non sono lontane, ma sono piccoli corpi, piccolissimi, che stanno lì così, come delle piccole lampadine. Queste sono le stelle. Insomma, la stazione orbitante è falsa, come dicevo anche in un altro video, che loro ci prendono in giro. Anzi, addirittura se uno si collega con la stazione orbitante, che diciamo è in diretta, c'è sta proprio il sito dove è in diretta, tu vedi proprio la stazione orbitante che gira attorno alla Terra e si vede molto bene la curva lì, sa da 400 km la curvatura terrestre. Ragazzi, è un video molto poco lambrenedettiano, molto originale. Molto originale nel modo di spiegare così, no? Molto innocentemente queste informazioni complicate, tra l'altro. Ma bravo Max, bravo, bravo, bravo. Si vede molto bene, però loro
queste cose non le guardano, loro sono proprio la parola ottusi col cervello, sono ottusi. Non so se lo fanno apposta a dire che la terra è piatta, perché tante volte io penso, dico, questo, o lo fanno apposta. Ma magari alcuni lo fanno apposta, ma la maggior parte penso, ahimè, di no, caro Max. Cioè, se le fanno apposta, allora magari per creare attenzione, com'è, lo fanno apposta. O se no sono proprio scemi patentati, veramente degli ignoranti patentati per dire che la terra è piatta. Insomma, io ultimamente risento queste cose, ogni tanto vedo qualche video di loro, mi faccio qualche risata perché veramente sono ridicoli. Però certo, come ho detto, se lo fanno per fare video... Grande Max, eh sì. O magari per creare attenzione, è una cosa. Ma se lo fanno perché ci credono, allora veramente stiamo messi male, anzi stanno veramente messi male questi personaggi. Comunque niente, questo è quello che volevo dire. Comunque, cari terapeutisti, studiate, informatevi bene, capite i meccanismi, come evolvono in natura, come il sole, la luna, la terra, i pianeti, tutta questa roba qua, e vedrete che alla fine arriverete al punto di dire la terra è tonda. O se no, qualche terapeutista toccherebbe portarlo in orbita, così almeno forse si rende conto che veramente la terra è tonda. Perché sennò questi non ci credono, che sono scemi. Dovrebbero portarli in orbita e far vedere, guarda. Ma no, caro Max, ai terrapiattisti basta mostrare questo tuo video, veramente. Cioè, hai smontato, ma veramente bene, la teoria dei terrapiattisti. Bravo Max, complimenti, 10 e lode. Sono sincero, non sto scherzando. Guarda un po' come rotondata era. Era. Cioè, pensate che i primi scopritori che la Terra era tonda era prima di Cristo. Ma poi a me l'accento romano piace una cifra, veramente mi fa troppo sorridere, è troppo simpatico il nostro amico Max. Mi è salito di livello dopo questo video, no, veramente non sto scherzando, mi è salito di livello perché è simpatico, ha dei modi veramente, ripeto, dei modi molto bambineschi di spiegare, ma ci sta alla grande. Ragazzi, per questo capolavoro di video è tutto. Un caro saluto dal Buzzo e da Max, Max Invest di Piero Angela. Ciao ragazzi.